la dichiarazione di voto convintamente a favore di questa delibera che sancisce l'avvio di almeno 2 anni di studi, come fa un'amministrazione seria prima di andare a inoltrare un provvedimento così importante per questa città. Provvedimento che in altre città è già attivo, con ottimi risultati. L'ultima città che è stata dichiarata è Berlino, proprio per fare il paragone con il livello di mobilità che si dovrebbe avere a Roma rispetto alla possibilità di avviare questo tipo di provvedimenti. Ebbene, Berlino, Londra, Parigi sono tutte città che hanno quel livello di mobilità perché non sono mai state governate da voi. L'unica città che in qualche maniera in Italia abbiamo già visto, abbiamo già detto, ha un livello accettabile di mobilità, ha ricevuto dei finanziamenti e non si spiega il motivo per cui anche a Roma questi finanziamenti non sono mai arrivati. Addirittura le forze politiche che oggi protestano per l'avvio di questi studi sono le stesse forze politiche che hanno cassato la quarta linea di metropolitana a Roma, la metro D, che noi stiamo rimettendo in piedi. Siamo arrivati addirittura a questo, 4 sedute con un'ostruzione totale, semplicemente su una delibera che avvia, ripeto, seriamente lo studio per poter anche a Roma cominciare a considerare lo spazio pubblico come un bene comune. Anche in questo avete avuto la faccia tosta di girare la frittata e dire che andiamo a vessare la cittadinanza. Allora vogliamo cominciare a computare i costi che le vostre amministrazioni hanno rappresentato per i portafogli di ogni cittadino romano, ma non solo, visto che parlate anche di turisti, rispetto ai decenni in cui avete consentito che questa città, la capitale d'Italia, si riempisse di automobili. E non parlo soltanto di costi sanitari, parlo di costi legati alla qualità della vita, uno spazio pubblico completamente privato, perché utilizzato esclusivamente in favore dell'automobile privata. Tutti noi, chi ha più o meno età dai 40 in su, quando eravamo giovani, siamo cresciuti nello spazio pubblico che era quello per eccellenza, la strada, ma non la strada in senso negativo, la strada in senso positivo. I nostri bambini oggi non possono più giocare nei nostri spazi pubblici, nelle nostre piazze. Ogni spazio è occupato da automobili private. Voi continuate a difendere questo ciclo continuo di disastri a catena. Tanto a voi che interessa, comunque il cittadino ha pagato, il romano ha pagato per questi decenni che si sono succeduti ogni tipo di attività ludica, ogni tipo di attività culturale, è stato fatto tutto quanto in modo per pagare qualsiasi cosa e oggi ci venite a dire a noi che facciamo un provvedimento per far pagare i romani, quando ancora non abbiamo fatto pagare niente e nessuno. La verità, cari signori, è che voi continuate a dire continuamente no a tutto ciò che serve per cambiare la capitale d'Italia. E i no più importanti li avete detti negli ultimi decenni proprio sulla mobilità. Avete fatto tonnellate di parole e di carte riempendole con la dicitura trasporto su ferro, la cura del ferro. Tutti i ferraioli, alla fine quello che è rimasto in questa città sono queste carte piene di ruggine rispetto al ferro che ci avete lasciato dentro, completamente inutile. Ripeto ancora una volta, 31 chilometri di rete tram, un assurdo totale, 59 chilometri di rete metro in una capitale europea. Come potete pensare che si possa convincere il cittadino che avete educato a spostarsi esclusivamente con il veicolo privato dall'oggi al domani, se non cominciamo a liberare lo spazio pubblico per fare in modo che il mezzo pubblico, il mezzo di trasporto pubblico possa essere più concorrenziale? Non vi rendete conto quanto i due discorsi sono concretamente integrati? L'uno si attua rispetto all'altro. Ecco perché, anche se ci rinfacciate che l'unico provvedimento praticamente che manca rispetto a tutti quelli che erano previsti nel PGTU è il piano sul commercio, cioè scusate, perdonate, sulla mobilità legata al commercio, che stiamo comunque ultimando, come tutti gli altri che stiamo per portare in aula, il primo per PUMS.
sono provvedimenti che abbiamo già incardinato e sono tutti quanti integrati. L'unico che mancava era questo, e serve uno studio fatto da amministratori seri, quelli che noi stiamo cercando di far lavorare, perché anche questo va detto. Gli amministratori che si sono occupati negli ultimi decenni a livello pubblico, del trasporto pubblico in questa capitale, non li avete mai messi in grado di poter lavorare. Ed è per questo che, ripeto, convintamente, questa maggioranza a testa alta voterà a favore anche questo provvedimento. Un sì, l'ennesimo sì, rispetto ai tanti no che questa città ha dovuto subire per colpa vostra. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altre...